Buonasera a tutti e bentrovati a GAL Informa. L'appuntamento di oggi è dedicato al bando 741 che mira ad incrementare i servizi in favore della popolazione rurale. Nel corso della puntata andremo quindi ad illustrare i principali obiettivi di questa operazione e soprattutto le informazioni necessarie per poter partecipare e presentare quindi la domanda. Ma iniziamo a presentare i nostri ospiti in studio questa sera. Abbiamo da destra verso sinistra Luigi Bettoli, vicepresidente del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. Buonasera. Buonasera a voi. E poi abbiamo la presidente e la responsabile dell'ufficio di piano Alta Valle Seriana e Val di Scalve, Flavia Bigoni e Barbara Battaglia. Buonasera. 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 Come abbiamo detto, il bando 741 è finalizzato ad incrementare i servizi in favore della popolazione rurale. Oggi è infatti sicuramente cresciuta la sensibilità nei confronti delle esigenze sanitarie locali e della presenza dei presidi diffusi a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Si tratta di servizi spesso rivolti alle fasce più deboli della popolazione, servizi che spesso necessitano di essere migliorati, aggiornati o comunque integrati. Un altro aspetto importante è il lungo periodo di isolamento sociale che ha portato alla necessità di riconoscersi come parte di un sistema sociale e di riconoscersi nei luoghi di identità, luoghi che vanno rilanciati, luoghi che vanno valorizzati non solo in chiave turistica, ma anche ad uso della popolazione locale. Il bando 741 mira a sostenere interventi che vadano proprio in questa direzione. Chiederei quindi a Luigi Bettoli di spiegarci brevemente i punti chiave di questa nuova misura. Grazie Chiara e buonasera a tutti gli ospiti che ringraziamo per la loro presenza. È con piacere che il GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi promuove questo momento informativo per fare in modo che gli amministratori comunali, i responsabili dell'RSA, ma anche i referenti delle cooperative sociali abbiano questa notizia in termini chiari, cioè che è possibile candidarsi a questo bando. Questa nostra determinazione e voglia di promuovere utili indicazioni, lo stiamo facendo a tutti gli operatori dell'intero territorio, grazie anche all'interesse di Regione Lombardia, in particolare all'assessore Rolfi, germoglia da un'idea di riscatto del nostro territorio e di voglia di vivere nuovamente questa nuova difficoltà che purtroppo il nostro territorio ha subito. Ecco allora in sintesi le informazioni che la 741 ha come contenuto, e cioè incentivi per lo sviluppo di servizi a favore della popolazione rurale. Quali sono gli obiettivi? L'azione 741 sostiene gli investimenti finalizzati all'offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale ed ambientale, necessari per assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni locali e naturalmente cercare di intrattenerle sul territorio, soprattutto i giovani, dando loro tutte quelle informazioni, ma soprattutto quei servizi per evitare che ci sia una trasmigrazione verso altri lidi, verso altre società, verso altri posti. Interventi ammissibili? Ecco, sono ammissibili gli investimenti finalizzati ad assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni rurali. Quali? Avviare, per esempio, e potenziare i servizi di utilità sociale, sviluppare attività ricreative didattiche. Come potrete sentire e vedere poi da chi è con noi presente oggi, ci saranno altre testimonianze di altri GAL che davvero hanno già sperimentato e ottenuto finanziamenti su questa specifica misura. Chi può candidarsi a questo bando? Intanto i comuni, le fondazioni, abbiamo già detto le RSA, ma tutte le associazioni che non hanno fine di lucro. Quanto finanziamento concede? Concede non poche risorse economiche, è minimo 10.000, massimo 200.000 euro, contributo che è al 90%, lo ricordiamo, a fondo perduto. Naturalmente esclusa IVA, che purtroppo non è tra i costi ammissibili a finanziamento. Lo ricordiamo, la scadenza è il 18 gennaio 2021. Ci siamo anche scritti un po' possibili suggerimenti, perché uno dice: ma io cosa posso chiedere? Per esempio, alle RSA, le cooperative sociali, possono candidarsi per acquistare dei pulmini per i loro utenti, aumentare la dotazione e la strumentazione dei loro singoli poliambulatori, dotarsi di termoscanner, acquistare tablet o PC
per il software specifico che le singole società, le cooperative e le RSA dispongono. I comuni invece cosa possono chiedere? Ma intanto possono trasformare delle aule in laboratori ibridi, ammodernare dei vecchi laboratori scolastici naturalmente e cercare di portarli un po' alla nuova strumentazione, quindi la multimedialità che oggi impera un po' dappertutto. Impianti di sanificazione e PC naturalmente per la didattica a distanza. Come vedete, cari telespettatori, insomma, le opportunità messe in campo da questo nostro GAL non sono poche. Occorre approfittarne. I tempi, lo ribadiamo, sono stretti. 18 gennaio 2021. Considerate che ci sono le feste di mezzo e quindi occorre fare le corse. Quindi, nel mentre noi auguriamo che la devastante sciagura del Covid-19 si avvia al termine e ci consenta quindi maggior serenità, vogliamo sottolineare questo nostro principale obiettivo, sia quello di sostenere e aiutare lo sviluppo. E siamo certi che grazie anche al Padre Eterno e soprattutto all'impegno e alla dedizione della nostra gente riusciremo a ottenere buoni risultati. Grazie. Grazie a Luigi Bettoli per tutte le informazioni che ci ha gentilmente fornito in modo chiaro ed esaustivo. Abbiamo adesso alcune testimonianze da parte del GAL Terre del Po e del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, due GAL che hanno già predisposto la misura 741 sul loro territorio. Iniziamo con l'intervento del GAL Terre del Po, in cui abbiamo il direttore Fabio Araldi che spiega come è stata introdotta questa misura ed il sindaco di San Giacomo delle Segnate, Giuseppe Brandani, che mostra l'edificio che il comune ha potuto ristrutturare grazie a questo bando. Si tratta di una scuola elementare che diventerà presto un centro ricreativo. Il GAL Terre del Po nell'aprile maggio scorsi ha pubblicato un bando GAL per l'emergenza Covid-19 a favore delle popolazioni così duramente colpite dall'emergenza coronavirus. Con il bando 7401 del piano di sviluppo locale ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per finanziare al 90% una serie di progetti a favore della popolazione locale. Sono pervenute 57 domande e il finanziamento per chiedere il finanziamento di ambulanze, personal computer per la didattica a distanza, ristrutturazione dei servizi sociali, impianti per la sanificazione delle RSA, arredi per le scuole per l'infanzia, automezzi per i servizi anziani, ambulatori, medico-infermieristici. Vista l'importanza che ha avuto questo bando, abbiamo in animo col Consiglio di Amministrazione di procedere a un ulteriore allungamento della graduatoria per poter finanziare tutti i progetti pervenuti ed ammessi. Uno dei progetti finanziati è quello pervenuto dal Comune di San Giacomo delle Segnate a favore dell'azienda sociale Servizi alla Persona. Siamo di fronte alla nostra ex scuola elementare ristrutturata post terremoto, la quale è attiva come centro ricreativo sangiacomese, come servizi sociali alla persona dell'azienda territorio del Destra Secchia, costituitosi nel 2020, è anche sede di ambulatori medici, scuola della musica, anche per le associazioni del territorio, sede per le associazioni del territorio. Ecco, il nostro problema dopo la ricostruzione era come arredare la scuola, la ex scuola. Siamo riusciti ad ottenere questo importante contributo tramite il nostro GAL Terre del Po. Questo ci ha permesso di acquistare gli arredi sia da un punto di vista di arredi dei locali quanto anche gli arredi informatici. Questi sono alcuni locali che abbiamo a disposizione, ve ne facciamo vedere solo alcuni perché altrimenti andremo molto... Considerate che era un'ex scuola dove c'erano classi delle elementari che quando eravamo bambini noi c'erano 5 classi per i maschi, 5 classi per le femmine e occupavano ogni classe mediamente 25 alunni. Questo per dirvi la dimensione della nostra ex scuola.
Grazie. Bene, passiamo alla seconda testimonianza da parte del direttore del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, Dante Spinelli, che racconta la risposta del territorio e cita anche alcuni interventi realizzati proprio grazie a questo bando. Buongiorno, sono il direttore del GAL Quattro Parchi di Lecco e Brianza, Dante Spinelli. Questo bando è stato molto apprezzato dal territorio ed è stato molto sentito. Da una prima richiesta molto importante siamo arrivati poi a finanziare progetti per più di mezzo milione di euro. Progetti tutto sommato non enormi da un punto di vista di importi o di interventi, ma piccoli progetti diffusi, significativi per dei territori fragili, dove anche la semplice acquisto di un'autoambulanza con attrezzature dedicate per i problemi respiratori può essere utile e importante per salvare vite umane. Alcuni degli interventi che sono stati fatti sono, diciamo, in grandi aree, da quella sanitaria, dove siamo riusciti a intervenire su un RSA, a dotarli di attrezzature per informatizzate per la gestione dei pazienti tramite tablet, tramite le schede dei pazienti informatiche, l'acquisto di tablet per poter permettere anche agli stessi pazienti degenti di poter comunicare in maniera agevole e migliore con le proprie famiglie, ad esempio l'acquisto invece per scuole e per uffici comunali sempre di dotazioni hardware e software per poter fare da una parte la didattica a distanza, dall'altra parte quella per comunicare chiaramente il lavoro in smart working in maniera tale da poter mantenere attivi i servizi essenziali per le popolazioni. Direi che questo è stato un grande segnale che siamo riusciti a dare assieme a Regione Lombardia chiaramente su un problema contingente e immediato. Auguro anche al vostro territorio di riuscire a trovare quegli interventi significativi che possano essere importanti in questi momenti così drammatici. L'attuale emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Covid-19 ha fatto sicuramente emergere delle esigenze da parte della popolazione locale, esigenze che in passato erano meno sentite o comunque ritenute non essenziali. Chiederei quindi ora alla Presidente e alla responsabile dell'ufficio di piano Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, Flavia Bigoni e Barbara Battaglia, di presentarci l'attuale situazione sociale e sociosanitaria del nostro territorio e di illustrarci anche quelle che credono essere le prospettive di sviluppo e le priorità future dei servizi sociali. Ringrazio per l'invito, innanzitutto ringrazio il Presidente del GAL e l'opportunità di poter presentare in questa sede così apprezzata dalla nostra gente questo bando. Il bando è rivolto a moltissimi aspetti e quindi le fondazioni, le RSA abbiamo già sentito, ma anche gli stessi comuni possono partecipare. Quindi è una grande opportunità trasversale. Probabilmente prima dell'epoca Covid eravamo tutti abituati a ragionare per settori e per competenze specifiche. Il Covid, di fronte a questo tsunami, a questa grande devastazione, ci ha offerto in rimando la necessità di fare rete in modo trasversale, quindi dobbiamo valorizzare tutti gli aspetti di partenariato pubblico-privato, ma anche interdisciplinare, oserei dire. Quindi abbiamo dalle esperienze già avuto conferma che si può andare dagli aspetti prettamente sanitari, sociosanitari, assistenziali, agli aspetti diciamo più legati all'istruzione o alle competenze di altri territori. Quindi l'invito da parte mio come presidente di ambito, ma come anche assessora all'istruzione, alle politiche sociali, alla famiglia, alle pari opportunità, al comune di Clusone, che come ente capofila guida l'ambito 9, che è rappresentato, ricordo, da ben 24 comuni, quindi tutta l'Alta Val Seriana e la Valle di Scalve fanno parte dell'ambito, quindi è esteso a tutta la gente di montagna. Dobbiamo cominciare, continuare, per chi l'ha già fatto, a cogliere queste grandi
grandi opportunità. Dobbiamo imparare a fare rete, a confrontarci e a rimettere in discussione i paradigmi con i quali finora abbiamo lavorato. Il Covid ci richiede quotidianamente, ha richiesto a tutti noi dei grandi cambiamenti. Ecco, questa, ripeto, è una grande opportunità sociale. Quindi lascio poi la parola alla dottoressa Battaglia, che segue quotidianamente gli aspetti più operativi e organizzativi dell'ambito 9 del Comune di Clusone. E quindi l'invito è che veramente tutti noi possiamo cogliere questa grande opportunità e fare ricadere sul nostro territorio dei finanziamenti, delle risorse che si tradurranno sicuramente in benefici per tutti noi e per tutti coloro, tutti i cittadini che le abitano. Sì, entrando un po' nell'operatività dei servizi sociali e sociosanitari, che sono quelli che coordiniamo, ma e ancora maggiormente in quelli sanitari, fondamentali per il territorio, quello che abbiamo potuto vedere è che il Covid ci ha proprio limitato in quello che è l'essenza del modo di erogare i servizi, quindi la vicinanza tra le persone. La vicinanza, il contatto, la presenza, l'essere sul territorio e raggiungere tutto il territorio, quindi anche il cittadino che vive nella periferia, nella casa isolata, e ha reso tutto molto più difficile. È stato importante in quel tempo e lo sarà maggiormente in futuro andare a potenziare tutto quello che è appunto, rappresenta la vicinanza ai cittadini, appunto i servizi che si recano a casa del cittadino, che lo avvicinano, che riescono a limitare da un lato i contatti e gli spostamenti, allo stesso tempo senza far venir meno la qualità degli interventi. È vero che il Covid ha reso difficile la vicinanza, ci ha permesso però di vedere che ci sono altri modi in cui avvicinare le persone, tutta la teleassistenza, la telemedicina, la possibilità di far sentir vicini i parenti delle persone pur lontane, quindi le visite mediate dalle telecomunicazioni, eccetera. Ecco, quello che, su cui dobbiamo andare a investire e che questi bandi possono darci davvero l'opportunità, nel senso che i nostri servizi sono per il 98%, 99% rappresentati da costi umani, cioè quindi sono personale, persone che portano la loro qualità e la loro professionalità al domicilio delle persone, e questi bandi ci permettono di strutturarle un po' di più, quindi di fornire mezzi tecnologici, informatici, programmi, automezzi, per poter rendere il loro operato ancora più efficace, più efficiente e per poter avvicinare le distanze. Ecco, io credo che questo bando va proprio nella direzione di aiutare i paesi montani, i paesi rurali, perché nessuno venga dimenticato. Quindi anche l'opportunità di investire su mezzi per consentire lo spostamento delle persone, lo spostamento degli operatori, è davvero un'occasione unica in questo momento, dove l'attenzione di tutti è appunto sul garantire il personale. Bene, grazie Flavia, grazie Barbara. Abbiamo adesso un ultimo contributo da parte del presidente di Confcooperative, Giuseppe Guerini, che ci racconta perché l'Unione Europea sostiene programmi dedicati allo sviluppo dei territori rurali e al sostegno della popolazione locale, focalizzandosi proprio sulla misura che abbiamo presentato oggi. Perché l'Unione Europea sostiene questi bandi? Perché ritiene sia importante mantenere la popolazione nelle zone rurali. Come sappiamo e come è previsto per i prossimi anni, gran parte della popolazione va concentrandosi nelle grandi aree urbane, con un rischio di spopolamento per le zone di montagna in particolare. E allora l'Unione Europea interviene con questi programmi per sostenere delle attività che mantengano una qualità della vita e dei servizi adeguata per tenere le popolazioni nelle aree montane. In particolare con questa misura il GAL, con un finanziamento, consentirà a queste organizzazioni
della società civile locale di presentare delle proposte e finanziare quindi attività che potrebbero essere relative a potenziare dei servizi di cure domiciliari, sviluppare dei servizi educativi integrativi per le famiglie, oppure ancora acquistare strumenti per riuscire a qualificare meglio i servizi, strumenti o attrezzature che possono riguardare anche la possibilità di sostenere una accessibilità migliore al sistema dell'economia digitale. Come tutti sappiamo, la dimensione della digitalizzazione dell'economia è una delle dimensioni su cui si realizzerà gran parte dello sviluppo. Ne abbiamo avuto una prova in questa dura stagione della pandemia con le molte attività che abbiamo dovuto riorganizzare attraverso un lavoro a distanza. Questo sarà sempre più importante per il futuro, ma bisogna attrezzarsi con strumenti e attrezzature che ci consentano di realizzare questi servizi in formato digitale. Inoltre, la digitalizzazione dell'economia è uno dei grandi obiettivi che si propone l'Unione Europea e quindi, oltre alla possibilità di accedere ai finanziamenti attraverso i gruppi di azione locale, altre misure più grandi realizzate nel complesso dell'Unione Europea potrebbero divenire accessibili proprio grazie alla capacità di promuovere progetti che si può testare attraverso questi bandi e quindi guardare a questi grandi progetti europei sulla digitalizzazione, ma anche quelli legati a quello che viene chiamato il New Green Deal europeo, cioè questo grande programma per rendere l'Unione Europea il primo continente al mondo che nel 2050 si propone di raggiungere la neutralità carbonica, cioè di compensare completamente le emissioni di anidride carbonica attraverso l'accesso a energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni, lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, perché in particolare serve ricordare che tutta la programmazione del GAL è rivolta con grande attenzione al sostegno dell'agricoltura. In questo contesto anche lo sviluppo di nuove forme di impresa. C'è un'altra misura del bando che è dedicata specificamente a sostenere quelle che si chiamano le start-up, cioè nuove attività di impresa, prevalentemente realizzate da giovani, ma non solo da giovani, che consentono di aumentare la capacità di un sistema territoriale e di un tessuto economico di reagire e di proporre nuove iniziative. Gran parte dell'occupazione nell'Unione Europea nei prossimi anni è infatti attesa in alcuni settori in cui le organizzazioni di terzo settore sono particolarmente attive, nell'ambiente, nell'agricoltura sostenibile, nella promozione di prodotti biologici, nella promozione di servizi sociali. Quindi in futuro il lavoro verde e il lavoro bianco, quindi servizi alla persona, promozione culturale e attività legata sostanzialmente alla sostenibilità ambientale, saranno i settori in cui si realizzeranno più occupazione. Si realizzerà più occupazione soprattutto se nasceranno nuove imprese e anche in questo il GAL si propone di essere un soggetto che favorisce la nascita di nuova imprenditoria. Grazie anche a Giuseppe Guerini per il contributo. Durante il suo intervento accennava anche ad un altro bando, ovvero l'operazione 6.2, di cui parleremo in una delle prossime puntate, operazione dedicata allo sviluppo di nuove attività di impresa che mette al centro i giovani. Bene, siamo ormai giunti al termine di questa puntata. Prima di salutarci passerei un'ultima volta la parola a Luigi Bettoli, vicepresidente del GAL, per i saluti finali. Quindi ringrazio ancora una volta i nostri graditi ospiti. Come è stato ribadito, il GAL usa la rete territoriale come momento importante per la propria promozione, per la propria attività. Quindi nel ringraziare ancora tutti quanti per aver aderito a questa iniziativa, auguro a tutto il mondo buone feste e un buon 2021.
Noi vi aspettiamo la prossima puntata con il bando 751 dedicato allo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere tutte le puntate di GAL in forma sul canale YouTube del GAL e vi ringraziamo, grazie di averci seguito, grazie ai nostri ospiti in studio e buone feste a tutti.